Rinvenne fortissimo. Tiro la marcia a morire, rinvenne fortissimo dietro il 4 e il 7 che mi seguivano a poco. Io entrai nella curva S come meglio sapevo, ma lui la imboccò più defilato. Superò il 4 e il 7 e lo sfarfallio del suo fuorigiri lo udì vicinissimo. Oramai mi stava a ridosso, forse era il più forte quel giorno. Riuscì a trattenerlo fino alla curva della contrada. A quel regime, se arrivavo lungo, la curva diventava impossibile. Mi allargai sulla destra per poggiare stretto all'interno. Lui giocò sul mio contrario e mi infilò veloce a sinistra. Ma a mezza curva lo sterzo gli divenne pesante. La macchina perse aderenza e si schiantò contro un albero. Perse una ruota che mi inseguì da lontano. All'altra tornata lo vidi ancora seduto sotto le ultime foglie che scendevano piano. Commento. Per i maestri immateriali tutto è acquisizione e niente è regalia. E perciò anche la bravura nella guida è un talento che ci viene da vite precedenti. Se però l'invenzione dell'auto appartiene alla storia recente, da dove attinge un pilota la sua abilità? L'attinge dall'abilità che in passato era affine alla guida di un'auto, come il condurre magistralmente cavalli o carri o carrozze.